LG G4 è il primo top di gamma del 2015 che si aggiorna ad Android 6.0 Marshmallow anche in Italia. L'aggiornamento non è disponibile via OTA, ma tramite il programma LG Bridge, un applicativo disponibile sia per Windows che per Mac. Basta collegarlo quindi al computer e avviare questo programma. Dopo una quindicina di minuti avremo il G4 aggiornato. L'abbiamo provato per una settimana circa, quindi andiamo a vedere come si comporta e quali sono le novità. La prima novità è l'ottimizzazione della batteria. Nel menu tante voci, tante impostazioni, nella pratica un niente di nuovo. All'interno del menu impostazioni, nella voce batteria e risparmio energetico e quindi nella voce utilizzo della batteria, è possibile regolare comportamento di dose. Per i meno esperti, dose è una nuova funzionalità che ottimizza i consumi delle applicazioni quando si trovano in background ed è possibile escludere questa ottimizzazione nella relativa impostazione ignora ottimizzazione. Selezionando le singole app, queste non verranno ottimizzate, quindi saranno libere di funzionare. Vi consiglio di disabilitarlo per le app che hanno funzioni di sveglie o avvisi, in quanto questi potrebbero non funzionare più. Nella pratica niente di nuovo, perché in generale l'autonomia di LG G4 è rimasta invariata, quindi Google, se ci senti, DOS non basta. Parlando sempre di applicazioni, la seconda novità riguarda i permessi. Con Marshmallow il controllo non è più a monte ma a valle, quindi quando installiamo una nuova applicazione dal Google Play Store non ci verrà richiesto nessun permesso. Ma se un'applicazione avrà bisogno di accedere alle fotografie memorizzate nel telefono, ad esempio, l'esplicita richiesta verrà mostrata nel momento del bisogno e potremo quindi approvare o negare la richiesta. Questi permessi si possono poi monitorare e gestire per ogni singola applicazione nel menu delle impostazioni sotto la voce Applicazioni. Selezionando un'app e cliccando Autorizzazioni potremo negare o abilitare un determinato permesso. È possibile inoltre gestire i permessi anche a ritroso nella voce Configura app e quindi Permessi app. Per ogni tipologia di permesso si possono individuare le applicazioni che lo richiedono e quindi abilitarlo o disabilitarlo. Senza uscire da queste schermate passiamo alla terza novità, le notifiche Heads Up. Le notifiche Heads Up sono quei piccoli pop-up che compaiono sulla parte superiore dello schermo e che mostrano un'anteprima delle notifiche. Questa funzionalità si può ora disattivare o attivare per ogni applicazione, sempre in questo menu, alla voce Notifiche e quindi consente anteprima. Un'ulteriore novità a livello di funzioni è la condivisione diretta. Quando condivideremo un contenuto potremo scegliere di inviarlo direttamente ad un contatto tramite un'applicazione di messaggistica, funzionalità utile per risparmiare tempo, ma il problema rimane la lentezza nell'aprire la scheda di condivisione. Passando invece a novità più legate all'interfaccia grafica di LG troviamo Q Memo, che ora si chiama Q Capture Plus ma che mantiene inalterate le sue funzionalità, LG Bridge, che si chiama ora LG AirDrive, la voce memoria nelle impostazioni per analizzare la memoria RAM consumata dalle varie app ed infine luminosità automatica. Purtroppo non si tratta di una luminosità adattiva, bensì proprio di una regolazione automatica. In base alla luminosità ambientale, lo smartphone regola la percentuale di luminosità del display, soluzione che mi ha trovato un po' invasiva, molto più comoda la luminosità adattiva. Ulteriori novità sono Knock Code, che ora richiede minimo 6 tocchi in 3 quadranti diversi, la modalità silenzioso tra i profili audio, così da non dover più utilizzare forzatamente la funzione non disturbare, e l'integrazione del file manager di Marshmallow accessibile nel menu impostazioni sotto archiviazione, così da navigare tra cartelle e file e filtrare i contenuti salvati. Riguardo le performance, nel complesso il software è fluido, qualche saltuario in puntamento non manca, ma LG è riuscita comunque in poco tempo a sfornare un aggiornamento completo e stabile. Rispetto all'esperienza con Lollipop, la differenza è minima, a parte per le novità che vi ho appena raccontato. L'unica ma trascurabile novità di Marshmallow che manca su G4 è la possibilità di utilizzare la microSD come memoria primaria. E dunque queste erano le novità di Android 6.0 Marshmallow su LG G4, che diventa oggi più che mai un best buy della fascia alta del mercato, non solo per il prezzo che è drasticamente calato negli ultimi tempi e nell'online si può trovare anche a 400 euro, ma anche grazie appunto all'aggiornamento software. Un complimento a LG per la rapidità nel rilascio e per questo video direi che ho concluso. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Michele per tuttoandroid.net.